Per quanto riguarda la località, possiamo chiederci appunto, ma sarà vera sempre? Se facciamo quello che ho detto poco fa, estrapolare le leggi della gravitazione e la meccanica esistente, le distanze più prossime, ci accorgiamo che esiste una distanza in cui la località deve essere fatalmente violata. Questa distanza è la distanza unitaria in un sistema di unità in cui prendete come unità fondamentale non centimetro, grammo, secondo, ma costante rotazionale, costante di Planck e velocità di luce. Queste tre grandezze determinano un sistema di unità. Non molto pratico da usare per fare la spesa, però per i fisici teorici molto molto pratico. L'unità fondamentale di lunghezza in questo sistema di unità è circa 1,6 × 10⁻³³ centimetri. Ma di nuovo 33 o 10 per un matematico sono stesse cose, per un fisico no. Pensate cosa vuol dire un istante, 10⁻³ centimetri. Allora voglio aiutare la vostra immaginazione con questi segnini. Se prendete un fiore come tipico della nostra scala, un centimetro, andate 8 passi in scala logaritmica in base a 10 in su, trovate tutta la Terra. Andate 8 passi in giù, trovate gli atomi. Andate ancora 8 passi in su, non arrivate a nessuna parte, in una distanza più o meno interstellare. Se andate, quindi state in qualche modo a una via di mezzo tra le dimensioni del sistema solare e la distanza della prima stella più vicina. Non c'è molto, per esempio. Ma se andate ancora 8 passi in su, arrivate a qualcosa che appena eccede di un ordine le dimensioni della nostra galassia, sono 100.000 luce. Se di nuovo la luce che viaggia da un estremo all'altro della nostra galassia ci mette 100.000 anni, quindi pensate cosa eravamo noi 100.000 anni fa, è un bel po' di tempo. Nell'altra direzione, se andate sotto gli 8 passi dopo le dimensioni del dato, vi trovate grosso modo alla scala della struttura interna del nucleone, quello che si sta esplorando adesso a Ginevra. Ma al di sotto non sapete nulla. Mentre se andate ancora sopra la dimensione della galassia, trovate le strutture molto complesse, i supermassi di galassie, fino al massimo del raggio del nostro universo conosciuto, che è quello di 10 a 28 centimetri. Quindi vedete che c'è una grave simmetria. Sopra abbiamo tanti nuovi fenomeni, nuovi sistemi che vediamo. Sotto, dopo la struttura interna dei nucleoni, non sappiamo niente. E per arrivare alla lunghezza di Planck dovete andare ben 5 ordini di grandezza più lontano di quanto dovete andare in su per trovare i confini dell'universo. Quindi la lunghezza di Planck è più lontana da noi, molto più lontana di quanto sia lontana da noi i confini dell'universo. Allora potete dire, ma allora non c'è assolutamente speranza se torna in realtà. Non è vero. Sicuramente se voi dite domani faremo faremo un acceleratore che esplora le collisioni per accedere a queste energie che corrispondono a questa distanza. Beh, questo è fuori di ogni speranza. Almeno come possiamo immaginare oggi un acceleratore. Non dimenticate, questo l'ho imparato a Luciano Baiani in un seminario non molto tempo fa, un paio di anni fa, che Fermi una volta ha fatto un seminario dicendo qual è l'energia raggiungibile con il più potente acceleratore immaginabile sulla Terra. E ha immaginato un acceleratore che invece aveva un anello di 30 km come a Ginevra adesso, si fondasse tutto l'equatore. E con le tecnologie di allora si arrivava a 10 volte l'energia che si arriva adesso a Ginevra. Come mai? Non conoscevano tante cose, in particolare non sapevano usare la superconduttività per creare campi magnetici potentissimi. E questa è stata la grande differenza. Così non sappiamo cosa ci serve al futuro. Ma se pensiamo di estrapolare i concetti che sappiamo costruire adesso, per arrivare a questa energia ci vorrebbe un acceleratore per cui non basterebbe neanche il sistema solare per essere costruito. Però, se voi guardate invece che in giù e in su, arrivate sempre più vicino. Poiché la luce ci mette del tempo ad arrivare da noi, okay? Quando guardate grosso modo a 13 miliardi di anni luce di distanza, che è la più grande dimensione che possiamo raggiungere, vedete com'era l'universo 13 miliardi di anni fa. Se lo potessimo vedere davvero, passare oltre
le barriere che lo rendono torbido, che sono il periodo della termalizzazione, della reazione magnetica, eccetera, potremmo arrivare a vedere l'universo nei suoi primi istanti di vita. E nei suoi primi istanti di vita, il modello attuale, quindi crediamo tutti abbastanza, è che l'universo fosse molto compatto, fosse nato da un'esplosione di gas, va bene? In cui quindi tutto veniva a distanze piccolissime, che quindi potete esplorare se riuscite a vedere molto lontano. Quindi ci troviamo un po', come ho osservato, credo, che Giorgio Di Frezzi, un po' come Dante nel Paradiso, quando sale nell'Empireo, vede un punto luminosissimo accecante e che torna poi tutto gira. Quel punto in realtà avvolge tutto. Così diciamo, è il Big Bang. Ci avvolge perché lo vediamo da tutte le parti, alla fine dei nostri orizzonti. Ma in realtà è un punto. E quindi c'è una qualche speranza di vedere effettivamente gli effetti più drammatici che si svolgono a queste distanze fortissime, se non del Big Bang, esplorando quello che succedeva in vicinanza del Big Bang, osservando la radiazione emessa da allora, ma non la radiazione elettromagnetica che è termalizzata 300.000 anni dopo. Non poter osservare le onde gravitazionali, i neutrini, tutte queste robe qui che adesso sono ancora di là da venire. I neutrini ci osservano, ma non il fondo cosmico dei neutrini. Chi sa, c'è qualche esperto nell'aula, non vorrei per questo. Allora, sì, e questo mi fa capire che c'è un problema gravissimo che dovremmo porci a quelle distanze, infatti una teoria quantistica della gravitazione. In linea di principio non possiamo essere certi che sia necessario, perché potrebbe darsi benissimo che alle distanze, come dicevo, in cui gli effetti quantistici della gravitazione dobbiamo aspettarci si manifestino, che sono le distanze dell'ordine di università, potremmo aspettarci che quelle distanze che la gravitazione sia diversa da come la immaginiamo, che non sia l'estrapolazione della relatività generale come la conosciamo oggi. Tanto è vero che abbiamo delle difficoltà enormi a mettere insieme la relatività generale e la meccanica quantistica. Nessuno ci riesce. Nessuno ci riesce. Il candidato più spesso quotato è la teoria delle stringhe, però ancora non esiste come teoria fisica più dalle tradizioni, esiste come un linguaggio che ha prodotto della matematica bellissima, però la fisica ancora la aspettiamo. E se chiediamo agli esperti delle stringhe, la risposta è più grande, ma dobbiamo ancora capirla, aspettate almeno 200 anni perché capiamo. Quindi, diciamo, possiamo dire onestamente che al giorno d'oggi non sappiamo. E questo è un gravissimo problema, e per me, cioè come si possono mettere insieme queste due teorie. Il fatto che queste due teorie non si riescono a mettere insieme, anche se come dicevano i colleghi tutti sulla necessità, costituisce un problema enorme, perché sono due teorie che sono il prodotto più bello e più diciamo, inattaccabile del pensiero umano, in qualche modo. La meccanica quantistica e la sua applicazione nel grandemente piccolo. E la realtà generale non so più al grandemente grande, se posso esprimere così, ma una teoria che comprende entrambe non sappiamo se esiste, e questo è un gravissimo problema. E a me sembra uno dei problemi fondamentali della scienza in generale al giorno d'oggi. Dovete sapere quali sono i problemi più fondamentali della scienza al giorno d'oggi, per come posso vedere io sono tre. Questo è uno, l'altro è capire un meccanismo per la formazione spontanea dell'RNA e DNA dagli aminoacidi, e il terzo è capire la coscienza, non solo nostra ma anche degli animali che ce l'hanno, come la coscienza primaria, come un processo operativamente definito del sistema biologico cervello. E questo a mio avviso il problema centrale nella slide si capirà molto prima degli altri due, e forse il terzo è più difficile. Comunque questo è più. Comunque, a queste distanze piccolissime, distanze di Planck, sappiamo che la località deve necessariamente essere violata. Una teoria quantistica della gravitazione, se esiste, sarà necessariamente non locale, ma gli effetti non locali si dovranno propagare al massimo per distanze dell'ordine di 10-133 cm. Se date distanze qualche ordine di grandezza superiore, dovete ritrovare la località. In particolare se andate 16 ore di grandezza sopra per arrivare alle scale che si sperimentano adesso. E fino a quella distanza la località
e verificata. Ma detto questo, possiamo davvero aspettarci che il processo di misura sia non locale? Allora, qui vi dico qual è la mia opinione personale, non prendetela come la risposta della scienza moderna, perché su questo punto i pareri divergono grandemente. A mio avviso quella descrizione del processo di misura come un processo che fa passare da uno stato puro a un disturbo statistico, e che l'avverarsi di una delle possibilità del miscuglio statistico, come per esempio la particella che prima era in funzione d'onda distribuita su un volume enorme, dopo che il contatore qui ha fatto clic si trova qui e il resto della funzione d'onda viene cancellato, questa si chiama riduzione del particella d'onda, è un effetto illusorio che risulta dall'aver estrapolato lo schema del processo di misura, che è valido nella meccanica quantistica non relativistica dei sistemi in modo determinato in particelle, alla teoria dei campi in cui le particelle possono essere create in coppie e tante altre cose succedono, e in cui vale la località. Quello che deve valere nella teoria locale è che il processo di misura, se avviene davvero in un volume limitato, quello occupato dai miei apparecchi, ha un effetto che si propaga anche lui con velocità minore o uguale a quella della luce, e in una regione spazialmente separata da dove avviene la misura, un altro osservatore non può accorgersi che io ho fatto la misura, e quindi non ci può essere un effetto istantaneo. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è perché da uno stato puro andiamo a finire il misurato statistico. Anche questa è un'illusione che viene dal fatto che i nostri apparati di misura non sono oggetti microscopici, ma hanno due componenti essenziali. Una componente microscopica che interagisce direttamente col sistema osservato, e una componente macroscopica che amplifica la risposta alla nostra scala, altrimenti non vedevo nulla. Esempio tipico: misurate la posizione della particella facendo passare attraverso una camera a bolle. Quando è passata vedete delle macchioline. Cosa sono quelle macchioline? Sono delle bollicine macroscopiche, dimensione di un centesimo, un decimo di millimetro, non so esattamente quanto, dipende da quanto aspettate, che sono il risultato della transizione di fase dal liquido metastabile che avete nella camera a bolle al gas dove il sistema, il liquido deve stare adesso in quel momento, va bene? E questa transizione è stimolata dal fatto che una molecola è stata ionizzata. Ma voi non vedete la molecola ionizzata, che è la parte microscopica, la parte migliore. Vedete questa bollicina in un sistema mesoscopico, che sono addirittura macroscopico, che involge un numero enorme di molecole. Beh? E la parola cruciale è proprio un numero enorme di molecole. Se questo numero lo trattate come un numero finito, com'è, lo stato complessivo continua a essere lo stato puro. Perché si manifestano alcuni studi statistici? Perché le correlazioni in termini di interferenza tra diverse possibilità decadono in maniera paurosa con questo numero. Nel limite n uguale a infinito tenderebbe esattamente a zero. Ma quando n non è infinito, ma è dell'ordine del numero di Avogadro, anche a metà strada in scala logaritmica tra 1 e il numero di Avogadro, che c'è abbastanza, di nuovo ti ricordate cosa significa il numero di Avogadro, mettetevi in riva al mare con un cucchiaino e prendete tanti cucchiaini da te fuori dal mare quanto è il numero di Avogadro. Quando avete finito avete prosciugato gli oceani di tutto il pianeta. Questo per dirvi quanto è il numero di Avogadro. Bene, tornando a noi, per i numeri realistici degli apparati di misura che effettivamente abbiamo, coinvolti nel numero di particelle che compongono la parte amplificatrice dell'apparato di misura, questo numero è enorme e i termini di interferenza sono talmente piccoli, c'è chi li ha calcolati, non è che è un'invenzione questa, talmente piccoli che nessuna esperienza realistica può rivelarli. E quindi tutto funziona come se avesse un miscuglio statistico, ma è un'approssimazione ottima finché volete, ma è un'approssimazione. In realtà il sistema finale è questo. Bene, ora per concludere voglio dirvi due parole di carattere filosofico, che bene soprattutto i fisici abbiano le orecchie per esercitare il proprio orgoglio di fronte ai filosofi. Quello che ci ha insegnato la meccanica quantistica è che il nostro modo di pensare
deve in qualche modo inchinarsi alla logica che c'è nella natura, che non è la nostra logica. Questa è la novità. Noi mai ci saremmo sognati della non computabilità come un fatto che si riferisce ai fenomeni fisici in termini degli osservabili. Questo è stato uno strappo talmente costoso per noi che ci abbiamo messo quasi 30 anni a compierlo, da fine dell'Ottocento al 1927. E questo strappo l'abbiamo fatto nonostante avremmo già potuto farlo nel 1905 sulla base dei tre famosi articoli di Einstein. Però era talmente grave, talmente drammatico, che finché non ci siamo proprio trovati costretti, abbiamo sempre esitato. In realtà, e questo è un aneddoto importante da conoscere, le relazioni di computazione di Heisenberg, in un grado di libertà P meno P uguale a meno I tagliato, non le ha scritte Heisenberg. Heisenberg aveva scritto delle relazioni che imitavano le condizioni di Born-Sommerfeld in termini di grandezze più direttamente accessibili all'esperienza. Ma il fatto che queste relazioni si potessero tradurre in una relazione di commutazione per due matrici infinite righe e finite colonne l'ha realizzato Born. E l'ha realizzato soltanto per parti diagonali di queste matrici e si chiede che cosa mai sarà la parte non diagonale, che è zero perché l'identità è a destra. E c'è un aneddoto bellissimo raccontato nel libro di Van der Velde, consigliavo l'altra volta, in cui quando la meccanica statistica stava nascendo c'è un seminario a Göttingen e una mattina Born racconta: ho preso il treno per andare al seminario, non so dove, no? Ed ero tutto eccitato perché la notte ho scoperto che la relazione di Heisenberg non è altro che la parte diagonale di questa buffa equazione prodotto per matrici PQ meno P, parte diagonale uguale a I tagliato al punto, cioè che mai volesse dire. Allora, tutto preso da questa scoperta, sono salito su e ho incontrato Pauli. Born era un professore in cattedra sui 45 o qualcosa del genere. Pauli era un ragazzino, poco più di 20 anni, 22 anni, non so quanto, no? E il ragazzino che aveva scritto un libro fondamentale di identità generale, di cui Einstein aveva scritto: nessuno ha espresso la realtà generale con la maturità di questo ragazzo. Bene, e quindi è un po' pieno di se stesso già per questo fatto. Quando Born, tutto eccitato, gli ha detto, gli ha raccontato questa scoperta, sperando di coinvolgerlo a collaborare, ha ricevuto una risposta sprezzante. Ha detto: ah, lo so che lei ama tanto questi fastidiosi dettagli matematici, lei finirà per sciupare le belle idee fisiche di Heisenberg con la sua futile matematica. Ma Born non si è fatto smontare, si è rivolto a un altro ragazzo, a Jordan, gli ha posto il suo problema, l'ha risolto, ha scritto un lavoro loro due. A Heisenberg è piaciuto tanto questa cosa, si è interessato e hanno scritto il lavoro conclusivo di Born, Heisenberg e Jordan. Il lavoro conclusivo in cui si formulano le relazioni di commutazione e si utilizzano per fondare le tecniche statistiche. Ebbene, quello che voglio dirvi, ho divagato al solito, quello che voglio dirvi è che il fatto che noi non capivamo questa cosa, nonostante avessimo gli elementi, ci abbiamo messo tanto tempo, vuol dire una cosa fondamentale, che la nostra interpretazione, quello che ci circonda, deve essere il naturalismo. La natura è la nostra maestra, ha le sue leggi, che possono essere accessibili al nostro modo di pensare, non necessariamente nella forma in cui il nostro modo di pensare è stato sviluppato dall'evoluzione, perché questo modo di pensare è quello che ci permette di sopravvivere giorno per giorno. Se viviamo in una foresta e incontriamo bestie feroci, dobbiamo raccogliere i frutti, eccetera, eccetera, quello è il risultato dell'evoluzione. L'uomo moderno è un po' una sovrastruttura un po' casuale, diciamo, fondamentalmente sono dei individui biologici come gli altri animali. E quindi l'antropocentrismo va a farsi benedire. Non è che il pensiero dell'uomo sta al centro, il pensiero dell'uomo deve adeguarsi alla natura e addirittura adeguarsi a meccanismi che non sono per lui naturali. Quindi vorrei intanto concludere ricordandomi questa battuta di Freud. Freud disse nel suo tempo che Copernico aveva diciamo, spiazzato l'uomo dal centro geometrico dell'universo, l'aveva espulso dal centro geometrico dell'universo, perché la Terra non è più centro geometrico. Darwin aveva espulso l'uomo dal centro del mondo animale, che non siamo più al centro del mondo animale, l'evoluzione è uno stato che siamo cambiati. Ma la psicanalisi ha mostrato che l'uomo non è anche padrone a casa propria, perché è dominato dalle
pulsione, delle pulsioni inconsce e così via. Ma aggiungo io, e penso che sia molto importante, la meccanica quantistica ha fatto qualcosa di ancora più radicale. Perché ai tempi di Freud potevano dire sì, i nostri istinti, le nostre pulsioni inconsce ci dominano, ma se noi ci solleviamo, sublimiamo i nostri istinti, andiamo a livello del pensiero razionale, l'uomo diventa il re dell'universo. Manco per niente, il nostro pensiero razionale deve andare a scuola della natura, perché la natura ci ha detto che la non commutatività deve essere un pilastro, il punto centrale della pensiero, da soli, diciamo, con il nostro pensiero non l'abbiamo mai immaginato. Quindi il naturalismo.